e bentornati al consueto appuntamento settimanale con il teatro. Oggi iniziamo subito con uno spettacolo che ha debuttato settimana scorsa, se non mi sbaglio, il 26 maggio al Teatro Franco Parenti, ma adesso ce lo facciamo dire dai nostri protagonisti, e rimarrà in scena fino al 12 giugno, o forse chissà, adesso vedremo. Allora, lo spettacolo si chiama Bed and Breakfast e la compagnia, perché ci tengo a dirlo, è Iacovacci e Busacca, e adesso ci faremo anche, noi li abbiamo già invitati, quindi un po' sappiamo perché si chiamano così, ma lo scopriremo anche nel corso di questa puntata. E per parlarne abbiamo due dei protagonisti, tra cui abbiamo anche il regista e drammaturgo, quindi abbiamo colui che ha un po' dato vita a questo spettacolo insieme a tutta la compagnia. Allora, con noi c'è Rosario Lisma, buongiorno, buongiorno, e Anna Della Rosa, buongiorno. Allora, loro due sono tra i due, appunto, Rosario ha scritto il testo, è il regista dello spettacolo ed è interprete. Anna è interprete, ma è interprete anche di tutti gli altri spettacoli della compagnia, quindi in realtà è una presenza costante, con Andrea Narsi, che è un altro elemento della compagnia, e in questo spettacolo c'è anche Marco Balbi. Poi vi ricordo che ci tengo a dare tutti i nomi anche tecnici, diciamo così. Le scene e i costumi sono di Guido Buganza, le luci, che sono molto belle, creano un'atmosfera incredibile, che in questo spettacolo è molto importante, sì, sono di Luigi Biondi, le musiche sono di Gipo Currado, aiuto regia Giuseppe Scoditti, direttore dell'allestimento Alberto Acciai, realizzazione costumi Simona Dondoni. I costumi, le scene sono realizzate presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti, quindi sì, avete dato anche modo al laboratorio di... le scene sono molto interessanti perché sì, raccontano molto delle atmosfere che vivono i quattro protagonisti. E partiamo subito parlando di questo spettacolo. Questo spettacolo è uno spettacolo che... diciamo così, appunto, come ha detto Rosario nelle note, nasce un po' come una farsa, poi si trasforma un po' in commedia e si conclude come un noir, che è un noir che comunque collega tutti gli elementi che sono già disseminati all'interno del racconto. Per questo noi non vogliamo raccontare la trama dello spettacolo, ma vogliamo raccontare più che altro come avete sviluppato i temi contenuti all'interno di questo spettacolo. Perché? Allora, vogliamo raccontare questo. Lo spettacolo è uno spettacolo che vede protagonisti una coppia, che sono appunto Rosario e Anna, nelle vesti, mi ricordate i vostri personaggi? Antonio, no? e Gaia, che sono questi due personaggi che si presentano in maniera molto, diciamo così, vivace. Soprattutto Gaia, secondo me, ha questa carica incredibile, è un'insegnante in inglese, quindi c'è anche questo linguaggio un po' mescolato tra italiano e inglese, e questi due personaggi aprono la scena trovandosi in questa casa, che è la casa dei genitori di Antonio, dove vivono. Quindi sono dei trentenni, quarantenni, che ancora vivono con i genitori, e quindi raccontano un po' l'attualità, perché in realtà è la condizione di tante persone. Quindi sì, partite, come molti vostri lavori, partite dall'attualità. E poi succede qualcosa che invece cambia un po', diciamo così, gli permette di aprire un'altra via. La prima domanda che voglio chiedere a entrambi è, prima di tutto, come lavora la vostra compagnia, che so che è una compagnia che lavora molto insieme, partendo dal testo di Rosario, ma lavorando molto insieme. Questo secondo me si vede nello spettacolo. Allora, sono d'accordo, c'è un lavoro molto intenso, molto di gruppo, di scambio di idee, di dubbi, di opinioni, e questo rende sicuramente l'opera nostra, per cui ci si sente veramente responsabili e artefici profondamente, non si è interpreti passivi, ma si è interpreti attivi, e questo secondo me fa la differenza ed è una gioia, il piacere della responsabilità. E la cosa bella è che Marco Balbi, che appunto è per la prima volta lavorato con noi tre, ma è entrato subito nel gioco in maniera fantastica e attivissima. E sai cos'è? La parola gioco, che mi piace molto, legata al teatro, perché mi sembra che voi affrontiate le tematiche, quindi anche il vostro modo di stare in scena, in maniera giocosa ma seria.
Cioè, avete la consapevolezza del vostro ruolo in scena, ma lo prendete con una gioia e con un coinvolgimento tale da rendere lo spettatore coinvolto in quello che state facendo, non soltanto nella storia, ma proprio nel modo in cui voi portate in scena il racconto. E un'altra cosa che mi ha molto colpito è il fatto, proprio quello che diceva Anna, cioè il fatto di discutere delle cose. I vostri spettacoli non sembrano mai dire questa è la cosa giusta, ma è questi sono i temi, discutiamoli insieme. Sì, sì, io tengo sempre tanto a scrivere qualcosa che possa, come dire, stimolare anche il dubbio, no? Addirittura il dibattito all'interno del pubblico. Non amo neanche da spettatore quei testi che pretendono di dare una risposta, di dare una via, di indicare la cosa giusta. Perché secondo me chi sale sul palco non può arrogarsi, diciamo, il diritto di salire su un pulpito. Il palco è, come diciamo dalle origini del teatro, è un luogo dove appunto presentare almeno due posizioni differenti su un tema che coinvolga tutti. Quindi diciamo, mi piace anche come dire, presentare le due voci opposte, il conflitto. Addirittura in questo spettacolo c'è un punto centrale in cui appunto si riannodano tutti i fili e in cui addirittura apriamo al pubblico, come avrai visto, come se fosse appunto come nella tragedia greca, addirittura proprio un processo tra le varie parti in causa, e chiamiamo in causa, ovviamente non direttamente, perché non amo nemmeno, diciamo, andare a disturbare il pubblico, che è una cosa che io apprezzo moltissimo. Ecco, però guardiamo il pubblico come per dire voi cosa ne pensate. Ma sai, ecco, che sembra, e che è un momento che appunto vede anche protagonista Anna, è un momento che io ho trovato molto naturale, cioè che lei coinvolgesse chi stava intorno. Poi c'è un escamotage teatrale che voi appunto dite, per cui si capisce come il pubblico entra a far parte di questo dialogo, però arriva tutto in maniera molto naturale. Infatti quello che è un'altra caratteristica dei vostri spettacoli, dove tutto avviene in maniera molto naturale e in maniera molto diretta, per cui c'è appunto un coinvolgimento generale, ma c'è anche una relazione fortissima tra i personaggi. C'è per esempio il momento iniziale, senza svelare troppo, però il momento iniziale dove i vari personaggi si presentano e hanno un momento in cui l'attenzione è concentrata su di loro e raccontano diciamo così, non so come dirti, un pezzetto della loro vita per inserirli all'interno del racconto, sì, per capire da dove arrivano, dove stanno andando, però in una maniera così naturale che non sembra, cioè sembra tutto legato insieme. Quindi questo secondo me è un aspetto molto attento del vostro lavoro. Beh sì, insomma, ti ringrazio. Grazie, perché c'è dietro un lavoro infernale, sì, per ottenere questa, sì, molto naturale, questa naturalezza, sì, 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 è frutto di corna battute. No, sì, ovviamente sì. Poi io parto dal testo e quindi diciamo dalla mia solitudine davanti al computer, pensando agli attori per i quali sto scrivendo. Poi ovviamente le cose vanno verificate in prova, insomma, quindi essendo io principalmente un attore, so che appunto il testo poi, diciamo, a meno che non sia Dante o Shakespeare, insomma, poi va ovviamente sempre verificato ed eventualmente anche modellato con gli attori, e prendo anche, diciamo, spunto dai loro suggerimenti e dalle loro proposte. Quindi questo poi, diciamo, forse anche questo è il segreto di un'amalgama, di un'armonia tra tutte le componenti. Beh, chiaro. Anche se in realtà appunto Marco Balbi, che è un elemento esterno al vostro gruppo, sì, di base, secondo me si è ben inserito, nel senso che ha una, diciamo così, si è inserito in quell'energia che permette un ritmo abbastanza serrato, sì, anche. Sì, 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 poi lo conoscevamo già, lo apprezzavamo come, sì, attore, ed è stato bello appunto portarlo dentro, e penso che abbia fatto un lavoro straordinario, perché comunque è sempre un attore che appartiene a una generazione diversa dalla nostra, e quindi insomma per la prima volta ci siamo aperti appunto a un'età diversa da
un attore che non faceva parte del nostro gruppo. E probabilmente complice anche il background, oltre al fatto che è sicuramente un grande talento, il background che ci unisce, no? Dei certi gusti sulla commedia all'italiana, ecco, certi ritmi, che anche i tempi comici che non c'è stato ovviamente nessun bisogno di specificare perché venivano da sé. Ecco, questo. Allora, continuiamo a parlare di Bed and Breakfast con Andrea Narsi, che non può essere qua, ma che abbiamo raggiunto in teatro. Secondo me questa volta è molto forte la trama, c'è una storia sotto che inizia e che finisce e quindi tiene anche incollato lo spettatore e tutto lo spettacolo. Si vuole sapere come andrà a finire. Negli altri spettacoli precedenti, come può essere Peperoni, era una situazione e quella situazione doveva essere risolta. Qui accadono continuamente delle cose e sono anche sorprendenti. Una delle grandi forze della scrittura di Rosario è il fatto che non voglia imporre niente e molto spesso anche noi, tutto nella prima fase di prove, di tavolino, noi discutiamo parecchio perché non sempre siamo d'accordo, ad esempio, sulla soluzione finale dei testi di Rosario. E fortunatamente i testi di Rosario non danno una risposta, ma pongono delle domande. Questo secondo me è una grande forza. Ed è un po' come la commedia all'italiana, quando pensavi di sapere qual era la risposta del film o di quello che stavi vedendo, te la spostavano all'ultimo. E lì poi sarà a te scegliere da che parte stare. Aprono sempre delle discussioni questi spettacoli, che sembrano così molto divertenti, con una comicità anche presente, che è una matrice proprio stilistica che ci piace, cioè affrontare anche il dramma in maniera comica, però poi alla fine non è mai superficiale. Venite tutti al Teatro Franco Parenti fino al 12, ma forse anche di più. E con questo vi lasciamo un po' così, non si sa se il 12 sarà l'ultima data di questo spettacolo, ma vediamo. E nel frattempo, fino al 12 avete tempo di andare al Teatro Franco Parenti a vedere questo spettacolo. È uno spettacolo che arriva da un lavoro, cioè loro, Rosario con Anna, con Andrea e ricordiamo anche il quarto attore di Peperoni Difficili. Ugo Giacomazzi. Esatto. Hanno avuto questo grandissimo successo con Peperoni Difficili, che è tornato 3 anni di fila in scena al Teatro Franco Parenti, tutto esaurito, sono andati in tournée anche a Roma, grandissimo successo. Quindi uno spettacolo che ha avuto un grandissimo impatto sul pubblico. E gli devo dire una cosa, io ho trovato questo spettacolo ancora una crescita maggiore. Peperoni Difficili io l'ho adorato come spettacolo, uno spettacolo particolarmente emotivo che colpisce, che rapisce, che ti trascina nel mondo dei personaggi. In questo caso io ho trovato che ci fosse la volontà di lavorare di più, di andare oltre quello che avevate raggiunto fino a quel momento. Secondo me la vostra compagnia è una compagnia che vi permette probabilmente anche di fare quello che in cui credete fermamente. Voi lavorate anche in televisione, al cinema, Anna lavora tantissimo anche a teatro con altri autori, su altri tantissimi teatri, l'abbiamo vista al Piccolo, insomma, in tantissime altre produzioni. Però secondo me questa compagnia vi permette di mettervi in gioco e di sperimentare su ciò che forse amate anche di più o di poter rischiare un po' di più. Beh, io devo dire che la possibilità principalmente ce la dà il Teatro Franco Parenti che ci produce, Certo. che ci ha coprodotto Peperoni Difficili e poi ha voluto produrre totalmente anche questo spettacolo. Quindi ovvio che insomma siamo qui grazie al Grazie a loro. Teatro Franco Parenti che crede in noi e che appunto porterà ancora Peperoni Difficili l'anno prossimo in tournée. Andremo a Modena, Genova, A Napoli. Napoli. Quindi Ancora lunga in vita altre Peperoni piazze. Sì, Difficili. e speriamo che abbia lunga Esatto. vita anche Bed and Breakfast. Sveliamo questo piccolo arcano del 12 giugno, nel senso che le prenotazioni sono così tante che stiamo valutando di La possibilità. prorogare le repliche. Poi torneremo ancora l'anno prossimo, probabilmente in stagione a Milano. E no, riguardo alla nostra compagnia, sì, è vero, abbiamo diciamo varie attività diverse, però appunto è bello sempre ritrovarci su queste, come dire, su queste piattaforme.
nuove. E per quanto riguarda il confronto con Peperoni Difficili, effettivamente io sono partito dall'idea non solo di un cambio stilistico, perché Questo è un po' effettivamente più noir questo è un sicuramente, noir e a poi c'è delle. questo linguaggio proprio di un sorriso amaro, per Sì. cui si riflette sull'oggi, si riflette su temi che tu Sì, spesso perché porti, sono anche etici, diciamo così. anche Però etici e anche oserei dire addirittura con una riflessione per chi la vorrà cogliere anche psicanalitica, nel senso che più che se è giusto o meno fare o non fare una cosa, se è opportuno per la propria felicità, perché il tema fondante di questo spettacolo di Bed and Breakfast è proprio la felicità. Cos'è la felicità? È una cosa che mi deve capitare se sono fortunato, oppure una cosa che devo raggiungere, conquistarmi con il lavoro e con la determinazione? Ecco, oppure posso essere felice se questa mia felicità che io ho raggiunto è a discapito della felicità altrui, se deriva da una tragedia altrui? Sono temi che ovviamente poi nel nostro piccolo quotidiano, perché devono parlare a noi oggi, possono, diciamo, capitare, ecco. Quello che volevo chiedere a Anna è com'è lavorare su dei temi, appunto così, secondo me, così profondi, rendendoli accessibili. Questo cioè, io lo trovo molto interessante perché il pubblico, soprattutto a teatro, gli deve essere data la possibilità di arrivare ai temi che tu vuoi raccontare. Perché se si chiude c'è un circolo che non trova uscita. Invece, secondo me, non bisogna arrendersi e non parlare di questi temi, ma parlarne rendendoli accessibili e probabilmente rendendoli anche un po' leggeri, però senza dimenticare che c'è un lavoro sotto e uno sviluppo drammaturgico e anche di idee. Certo, ma io credo che in questo caso la cosa avvenga grazie alla scrittura, nel senso che è scritto così, per parlare di cose profonde, ma in maniera il più possibile leggibile. Per cui il compito di un attore, a mio avviso, è quello di mettersi sul flusso della scrittura, sintonizzarsi e capire cosa la scrittura sta proponendo e farlo in maniera creativa e vitale. E che sfida ti ha permesso di affrontare questa volta il testo di Rosaria? Beh, la comicità direi, perché in tutta la prima parte il mio personaggio porta avanti appunto un aspetto Sì, comico. assolutamente. Sì, quello è E vero. per cui direi quello, la responsabilità delle risate degli spettatori che poi appunto ridono, ma ridono, sorridono, ci sono varie gradazioni, poiché si ride sulla morte, per cui non sono grasse risate liberatorie, sono risate Acide, un isteriche. po' acide. Però la sfida credo che sia questa, e poi bellissimo per un attore quando questo avviene, l'arco, perché il mio personaggio ha veramente un arco molto ampio, uno Sì, sviluppo forse sorprendente, esatto, e tra i quindi quattro probabilmente è quello che ha sì. più sviluppo. Un'evoluzione Sì. maggiore, e questa è sempre una sfida e molto bella, perché ti puoi trasformare e dalla commedia arriviamo a toni davvero di tragedia, ma deve essere credibile tutto. Per cui credo che questa sia una grandissima opportunità ed è anche molto divertente e sì, alza il livello di difficoltà piacevolmente. Sicuramente anche per voi è una sfida Sì. costante, cioè l'averlo portato e aver deciso di investire su questo tipo di spettacolo piuttosto che un altro che magari poteva essere più vicino come Certo. idea a Peperoni. Sì. È un po' una sfida per voi, ma secondo me anche un voler dire al pubblico, noi vi possiamo raccontare varie storie Sì, e devo non dire, soltanto quello che, a cui siete sì, abituati. non era soltanto, diciamo, la voglia di stupire o di spostare, come dire, l'asse stilistico, ma è sempre funzionale a quello che vogliamo raccontare, cioè il contenuto. Ecco, per raccontare una cosa, per raccontare appunto come si possa essere, come dire, felici da una morte altrui, che ecco, sostanzialmente questo è, diciamo, l'evento scatenante già dall'inizio della commedia. Ovvio che farlo in una commedia naturalistica, come poteva essere Peperoni Difficile o l'operazione che avevamo fatto prima di Peperoni,
poteva appunto risultare poco credibile, poteva risultare poco efficace. E invece appunto ho ritenuto che proprio ecco, partire con una farsa per cui ecco, questi personaggi vengono diciamo quasi a metaforicamente a ballare su una tomba calda, a ballare festosi, ecco, questo doveva, richiedeva diciamo una forma stilistica che era più prossima alla farsa. Però appunto tutto questo poi evolve nella commedia, che è diciamo, il genere a cui siamo storicamente più congeniali, e poi dopo appunto sfocia in un male che produce male, quasi shakespeariano, un finale tragico shakespeariano, ecco. Sì, infatti anche questo poi la scelta di un finale tragico dove non c'è quasi diciamo così, un voler tornare indietro, ma aver scelto una via e averla Sì. scelta in tutto. E un'altra cosa che trovo molto interessante, siamo quasi in chiusura, ma ve la chiedo perché mi interessava molto, è anche l'idea di riprendere dei luoghi comuni che sono presenti nel racconto quotidiano. E caricarli poi invece di un senso attraverso un'analisi teatrale, nel senso che ci sono molte frasi che si sentono anche nell'uso comune, e voi li fate dire al personaggio quasi ribaltandole, quindi quasi dandogli un altro senso. Questo appunto avviene con il senso del dolore, per esempio, dove c'è il tuo personaggio che teoricamente reagisce al dolore in maniera Inopportuna, inopportuna, e inusuale. c'è invece tua moglie che capisce subito che la reazione di chi è intorno è: no, il dolore deve essere inteso come è inteso Sì, diciamo da così, tutti, da dalla tutti. E società. quindi dice: no, ma lui voleva intendere un'altra Sì. cosa in quel modo. Sì, Quindi. è perché il mio personaggio porta, diciamo, quasi la spudoratezza e Esatto. l'orgoglio di non cedere alle convenzioni comuni borghesi, per cui appunto, perché lui pensa di essere, anzi è sinceramente felice, gioioso da questa notizia luttuosa, e allora perché farne mistero? Proprio perché pensa attraverso questo suo quasi nichilismo spudorato, che diciamo sia un diritto la sua felicità e non bisogna appunto vergognarsene. Vergognarsene. Anche il senso, appunto, il senso di colpa, il senso di vergogna, vengono tutti valutati e visionati in maniera diversa a seconda del personaggio, dove c'è il tuo personaggio che si lascia andare, il suo personaggio invece che si ritrae, e poi ci Certo. sono gli altri due personaggi Che che in sono il realtà. mondo, che sono il mondo buono, il Esatto. mondo ecco, comune, del Comune. buon senso comune, che quindi insomma appunto si scontra Sì, con esatto. Esatto, e poi questa c'è proprio reazione. questo incontro-scontro dove gli altri due personaggi chiaramente hanno, diciamo così, una visione molto più positiva apparentemente, però secondo me poi nello sviluppo della storia questa apparenza invece va a sostanza, nel senso che comunque i due Certo. personaggi poi trovano una loro tenerezza in un dolore profondo, Sì. perché comunque anche gli altri due personaggi, anche se raccontano in maniera un po' surreale quello che gli Sì. accade, c'è un dolore profondo che li sorregge e che poi li porta Sì, è a diciamo un modo diverso raccontarsi. di Sì, approcciarsi alla vita, perché anche loro esatto. hanno delle mancanze, delle ferite, ma come dire, rimangono aperti alla vita e forse la vita appunto li premierà, ecco. Esatto, li lasciamo un po' aperti così. Allora, il tempo a nostra disposizione si è esaurito, come al solito vola con gli ospiti graditissimi. Allora, noi ringraziamo i nostri ospiti Anna Della Rosa e Rosario Lisma, che Grazie abbiamo sempre con piacere e vi ricordiamo Bed and Breakfast fino al 12 giugno al Teatro Franco Parenti. Il sottotitolo è La Casa Felice, e questo anche voi. l'espressione Anche i felice, nomi, tra l'altro, esatto. perché ci chiamiamo Gaia, Felice e Letizia, i tuoi genitori. Esatto, quindi c'è tutto un. E il cognome è la macchia, perché c'è qualcosa forse da lavare, Nulla è come lasciato al caso, dire. nulla è lasciato al caso. Quindi ricordiamo la compagnia Iacovacci e Busacca. Quindi ricordiamo perché questa compagnia, secondo me, ci prodotto Prodotti dal dal Teatro Franco Parenti. Allora, noi prima
prima di salutarci, per continuare a parlare di Bed & Breakfast, lasciamo la parola a Marco Balbi e a Luigi Biondi, che si è occupato del disegno luci, che abbiamo detto è stato molto importante perché racconta un po' le atmosfere che accompagnano i nostri protagonisti e li sorreggono in questo racconto noir. Quindi ci saranno delle risate in questo spettacolo, ma anche momenti di grande riflessione, e la scrittura di Rosario con la sua regia, con la grande interpretazione dei tre protagonisti, Anna Della Rosa, Andrea Narsi e Marco Balbi, vi condurranno in questo mondo un po' nero ma anche un po' tenero di Bed & Breakfast. Lasciamo a loro la parola. Secondo me ha due punti forti. Uno fondamentale è la profondità di quello che sottostà ai suoi racconti, alle sue invenzioni. E l'altra è una particolare, almeno in questo testo, che ovviamente conosco meglio degli altri per averci lavorato, cosparge la trama di piccoli segnali, magari poco significanti al momento in cui emergono, che però dopo si riannodano e c'è un continuo gioco da parte dello spettatore nell'individuare punti, ecco perché c'era quella frase, ecco perché c'era quella situazione. Questo è molto, molto curioso e anche molto singolare come tipo di scrittura. Il tentativo è stato quello di raccontare passo dopo passo una realtà che pian piano è come se diventasse obliqua, cioè da un realismo verso una luce surreale, una surrealtà. E lo spettacolo si sviluppa in 5 quadri. E quadro per quadro accade qualcosa che in qualche modo vira la qualità della luce, e in questo modo ho tentato di assecondare la natura della drammaturgia. E diciamo così, il tuo lavoro è nato dalla scrittura di Rosario o dal confronto con la compagnia? Dunque, sicuramente il punto di partenza è la scrittura, poi ci si incontra, abbiamo fatto delle chiacchiere in merito proprio al desiderio, partendo dalla visione di Rosario, e poi giorno per giorno, praticando la scena, ho avuto la fortuna di seguire, come si faceva un tempo, cioè seguire le prove il più possibile, e quindi giorno per giorno un laboratorio, metti su delle cose, perché chiaramente poi la teoria è molto distante dalla pratica. Quindi parti da un'idea, verifichi magari che quella idea non c'entra niente, e quindi hai possibilità, seguendo il lavoro giorno per giorno, di intervenire su quella idea, di trovare la misura giusta perché quell'idea diventi sensata. Cioè devi tentare di immaginarti un mondo che è parallelo alla drammaturgia. Devi in qualche modo dire, va bene, questo è il quadro, ma perché questo quadro faccia un salto? Dove possiamo andare a scavare? Ed è interessante scavare con la luce, perché la luce mica è una cosa che c'ha le punte, però si tratta proprio di scavare la realtà della drammaturgia.